italiani ed immigrati, perché per noi esistono solo due razze, chi sfrutta e chi è sfruttato. Milano, 7 luglio, manifestazione contro lo sfruttamento e il razzismo. Noi oggi siamo in piazza chiaramente contro il governo Lega 5 Stelle e contro questo sciacallaggio che si conduce nel tentativo di oscurare le vere ragioni della crisi economica che sta attanagliando il paese da anni, con salari che si abbassano sempre di più, licenziamenti indiscriminati, italiani e immigrati, non c'è differenza. L'obiettivo dei padroni è quello di realizzare il massimo sfruttamento. Uno degli elementi per realizzare questo loro obiettivo è quello di dividere i lavoratori e soprattutto dividere i lavoratori italiani da lavoratori immigrati, accendendo una specie di dumping sociale con un ribasso sui salari. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dobbiamo unire tutti. I lavoratori italiani oggi hanno l'interesse ad unirsi ai lavoratori immigrati perché soltanto lottando insieme è possibile fronteggiare non solo il razzismo di Salvini, ma anche difendere il salario, è possibile difendere le condizioni anche per chi oggi un lavoro ce l'ha, un salario ce l'ha. Perché sei qui a manifestare? Perché non è giusto questa forma di razzismo che ci sta inculcando, lo Stato sta inculcando noi di metterci uno contro l'altro. Perché lo Stato? Lo Stato, Salvini, ha sempre fatto e continuerà a farlo, ma noi siamo qui a protestare apposta per questo. Tu sei italiana o straniera? Sono metà italiana e metà svizzera. Una volta in Italia c'era il razzismo contro gli italiani del sud, li chiamavano terroni, venivano proprio qui a Milano e lavoravano come fanno oggi gli immigrati. Lo stesso razzismo c'era per gli italiani del nord che andavano in Svizzera. Certo che c'era e c'è tuttora purtroppo, purtroppo. Tu sei italiano, mi dicevi, sei qui per solidarietà? Sì, sono qui per solidarietà e per rispondere al governo che è il mio posto di lavoro, non si tocca. Noi una settimana fa siamo stati sotto i manganelli della polizia. Come on, Antifa! Oggi gli italiani hanno un avvocato al governo e un governo che si definisce del cambiamento. Ma cosa è cambiato dal tuo punto di vista nelle politiche sull'immigrazione rispetto a Minniti o sul lavoro, sul Jobs Act che non pare essere stato cancellato? Di Maio prometteva di abolire il Jobs Act in campagna elettorale. Appena sono passate le elezioni non c'era più nel programma l'abolizione del Jobs Act, ma soltanto dei correttivi. Per quanto concerne il reddito di cittadinanza, ci sono milioni di disoccupati a sud che hanno dato la loro fiducia al Movimento 5 Stelle e ancora aspettano anche solo una parola prima ancora di un decreto nella direzione della garanzia di un reddito e di un salario a tutti. La Lega Nord si pone dal nostro punto di vista in perfetta continuità con le politiche razziste generate già dal decreto Minniti e dalle politiche sicuritarie del PD e tende ad accentuarle per a capitalizzare la rabbia sociale e trasformandola in guerra tra poveri.